Ciao a tutti, vi do il benvenuto in questo nuovo video in cui scopriremo la vita di Elizabeth Gaskell, una delle scrittrici che hanno segnato la letteratura dell'epoca vittoriana. Ma prima di tuffarci in questa incredibile biografia, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, così non perderete i prossimi video in uscita per scoprire i romanzi e i luoghi che ci portano in viaggio nell'Ottocento inglese e l'iscrizione è gratuita. Le informazioni che vi racconterò oggi le ho tratte da questa biografia intitolata semplicemente Elizabeth Gaskell. È un libro bello corposo, alterna la vita di Elizabeth a quelle che sono delle riflessioni sui temi delle sue opere. Quindi potete prendere questo video come, diciamo, un riassunto rapido per avere poi tutte le informazioni essenziali. Poi, se vorrete approfondire leggendo il libro, vi lascio comunque il link in descrizione, così se volete potete acquistarlo su Amazon. Cominciamo quindi rispondendo subito alla domanda: chi era Elizabeth Gaskell? O meglio, perché oggi siamo ancora qui a parlarne? Beh, scrisse 6 romanzi, una biografia, peraltro di una sua celebre contemporanea, decine di racconti e centinaia di lettere. È questa l'eredità letteraria con cui la Gaskell ci ha lasciato. A scuola di solito la si incontra quando si arriva a parlare della rivoluzione industriale che avvenne nel corso dell'Ottocento in Inghilterra. Questo perché la Gaskell fu una delle più grandi testimoni della realtà industriale del tempo, in particolare quella di Manchester. Oggi infatti la ricordiamo proprio come la scrittrice di Manchester per eccellenza. Ma è nata a Manchester? No! Elizabeth Gaskell nasce il 29 settembre 1810 nel quartiere di Chelsea. Oggi lo chiamiamo quartiere perché è un quartiere di Londra, ma al tempo era ancora un villaggio a sé stante che peraltro si stava popolando con vari artisti e scrittori che provenivano da aree ancora più lontane di Chelsea, dalla capitale. La via si chiamava Lindsay Row, per la precisione, ma se oggi volete andare alla ricerca di questa location letteraria, l'indirizzo è cambiato e quello che dovete appuntarvi è il numero 93 di Cheyne Walk. La prima cosa importante da sapere è che la sua era una famiglia di unitariani. È un movimento religioso nato dal cristianesimo, ma non è importante in questo caso capirne le basi religiose, dobbiamo capirne più che altro i valori. Gli unitariani avevano questa teoria, cioè che alla nascita la nostra mente è un foglio bianco che si riempie piano piano e le idee e i comportamenti che vengono impressi su questo foglio bianco poi permettono di formare il nostro carattere e di costruirci delle opinioni personali. E questo per loro era particolarmente importante nel caso delle donne. Non erano a favore della concezione classica ottocentesca della donna angelo della casa, di una donna che non aveva delle opinioni sue. Anzi, cercavano di preoccuparsi molto dell'istruzione, dell'educazione delle bambine, quindi femmine in particolare. Ecco già qui che capiamo perché all'interno dei romanzi della Gaskell troviamo personaggi femminili molto forti. E c'è una certa enfasi sul mondo dell'istruzione, dell'educazione, sin dai primi romanzi, quindi dai primi romanzi al suo ultimo, che peraltro si chiamava proprio Mogli e Figlie. I genitori di Elizabeth Gaskell erano William Stevenson ed Elizabeth Holland. Infatti, il nome di nascita di Elizabeth non era Elizabeth Gaskell, ma Elizabeth Cleghorn Stevenson. Quel Cleghorn in mezzo veniva da un amico di famiglia, quindi in realtà non c'entra con i genitori. Ma come dicevo, entrambi i genitori erano unitariani. In particolare, la famiglia della madre era molto influente all'interno di quella comunità. Gli Holland erano famosi come avvocati, come banchieri, commercianti, dottori, quindi insomma, tutta gente di un certo rango. Purtroppo però la madre muore quando Elizabeth ha solo 13 mesi e la bambina viene spedita a Knutsford nel Cheshire e viene presa sotto l'ala della cugina Mary Ann, che pure muore di lì a pochi mesi, probabilmente di tubercolosi, per quello che sappiamo. Quindi poi qualcuno deve crescerla questa bambina ed è la zia Hannah a crescerla. Hannah era una donna separata e la tira su in un ambiente che era dominato dalle donne, tutte figure femminili molto indipendenti, molto forti. E ecco, nonostante la sfortuna di aver perso, possiamo dire, non una ma due madri, comunque Elizabeth, non ha una brutta infanzia, fa grandi passeggiate in estate, un sacco di giocattoli, bambole, feste, danze. Insomma, la cerchia di parenti che le rimane accanto comunque non le fa mancare nulla, quantomeno i parenti dalla parte di madre.
Il padre invece si risposa quando lei ha 4 anni, peraltro con una signora natale Catherine Thompson. Catherine Thompson era la sorella, pensate, del dottore che aveva fatto nascere Elizabeth. E non solo, perché questo dottore aveva pure assistito la madre quando era morta. Quindi, in ogni caso, questa signora, insomma, non fu particolarmente presente nella vita di Elizabeth. E parlando di morte, purtroppo c'è da dire che la morte era stata un ospite frequente a casa loro, perché Elizabeth era l'ultima di 8 fratelli. Ma tutti questi fratelli erano morti da piccolissimi e l'unico sopravvissuto era John, il fratello John. Ecco, qui troviamo le radici di un altro tema delle sue opere, cioè l'assenza di quelle che oggi definiremmo famiglie tradizionali. Non tanto per l'orientamento sessuale, non per questo, quanto per l'assenza di un padre, di una madre affettuosa, dei bambini che crescono felici. Ecco, diciamo che quella che nella nostra testa è un po' la famiglia del Mulino Bianco non la troviamo nei romanzi di Elizabeth Gaskell. La persona, la zia, che finì per considerare come una madre, pure lei era, quindi abbiamo detto, una donna divorziata e molti degli amici di Elizabeth avevano perso la madre oppure erano figli di secondi matrimoni. Quindi ecco, tutti ambienti familiari abbastanza particolari. Nell'autunno del 1821, a 11 anni, la mandano in una boarding school, chiamiamolo un collegio nel Warwickshire. Ecco, qui invece incontra una sorta di mix tra un approccio conservativo e uno più moderno, progressista. Quindi da un lato assorbe le regole tradizionali che prevedevano che la donna restasse in casa al servizio dell'uomo, dall'altro invece si portava dietro questo background molto diverso di cui abbiamo parlato fin qui. Ma cosa studiava a scuola? Allora, oltre al classico scrivere, leggere e far di conto che doveva esserci per forza, Elizabeth studiava grammatica, geografia che detestava e storia antica e moderna. Questi erano i corsi obbligatori, poi c'erano dei corsi aggiuntivi e opzionali, dei corsi di francese, musica, danza e disegno. La scuola però, nonostante le piacesse, lei se la sentiva stretta, perché era una studentessa disciplinata, educata, però era esuberante. E finita la scuola, a 15 anni, comunque porta avanti la sua passione per la lettura, per lo studio, legge un sacco di autori che ci sono familiari, come anche Jane Austen. Dicevamo prima che l'unico fratello sopravvissuto all'infanzia era John. Beh, Elizabeth nel 1828 riceve quelle che saranno poi le ultime lettere dal fratello. Lui si imbarca per l'India e non torna più. Non si seppe mai se morì appena arrivato in India oppure fu disperso in mare. Non a caso poi anche il tema della gente che sparisce misteriosamente ritorna in diverse opere di Elizabeth Gaskell. Ma le sfortune non finiscono qua, perché il padre, poveretto, è devastato dalla morte del figlio, si ammala e nel giro di poche settimane, mentre prende un tè con la famiglia, gli viene un infarto. Rimane cieco per qualche giorno, poi si riprende, quindi iniziano magari a ben sperare, però niente, dopo 2 giorni gli viene un altro infarto e questa volta non c'è niente da fare, l'infarto lo uccide. A quel punto c'era un problema. Al di là del dispiacere della morte del padre, tecnicamente Elizabeth ancora era minorenne, quindi era rimasta sola, non aveva una rendita sua, dipendeva da una matrigna a cui non stava nemmeno molto simpatica e le donne che le stavano attorno iniziavano anche a dare per scontato che in quelle condizioni per lei sarebbe stato davvero molto difficile trovare un marito. Quindi seguono un po' le convenzioni della società, ma sempre con un approccio tutto loro. Quindi per i successivi 2 anni si focalizzano da un lato sull'istruzione di Elizabeth, dall'altro su quello che poteva essere proprio un ampliamento delle sue esperienze di vita in generale. E quindi cercano di farla viaggiare il più possibile. Insomma, sappiamo che viaggiare di sicuro è il metodo migliore per fare nuove esperienze. Quindi si organizzano, trovano tutta una serie di parenti che la possono ospitare e preparano una sorta di itinerario. Così Elizabeth comincia a viaggiare e sta qualche settimana qui, un paio di mesi là, insomma così via per un paio d'anni. Arriva per esempio a Newcastle, poi a Edimburgo. Ed ecco, Edimburgo, questa tappa è piuttosto importante perché qui viene ritratta da un artista molto famoso al tempo, cioè William John Thompson. Questo ritratto, diciamo che fu un favore che Elizabeth riuscì a ottenere perché questo artista era il fratello della matrigna, altrimenti le sarebbe costato davvero troppo, non se lo sarebbe potuto permettere. E insomma, questo è il ritratto che oggi ci mostra questa ragazza vispa, piena di voglia di vivere, che viaggiava. E tra questi viaggi c'è anche Manchester.
Elizabeth arriva a Manchester nel 1831, in autunno, e lì la sua vita cambia per sempre, perché contro le aspettative di tutti si sposa, incontra il reverendo William Gaskell, in primavera si fidanzano, in estate si sposano e nessuno l'avrebbe detto, perché parevano due tipi molto diversi. Lei era gioiosa, estroversa, lui invece aveva un fare sempre molto austero. Eppure, insomma, la cosa funziona, e in realtà poi funzionò per tutta la vita di Elizabeth, quindi probabilmente qualcosa in comune alla fine ce l'avevano, contrariamente a come la gente pensava. Oggi purtroppo è sopravvissuta solo una lettera di lui a lei e nessuna di lei a lui, quindi non abbiamo delle testimonianze, diciamo, dirette di questo loro rapporto, però appunto sappiamo che avessero molti interessi in comune, soprattutto per quello che riguarda la musica, l'arte e la letteratura. Lui era molto appassionato di tutto quello che riguardava il linguaggio, teneva delle lezioni sul dialetto del Lancashire, che peraltro lei utilizzerà profusamente in Mary Barton, per esempio. In più entrambi erano molto aperti alle opinioni l'uno dell'altra, c'era molto rispetto reciproco. Erano entrambi liberali per quel che riguarda l'orientamento politico e soprattutto entrambi non riuscivano mai a fermarsi, dovevano essere sempre attivi, avere mille cose da fare. Lui era anche un uomo molto colto, era laureato a Glasgow, aveva fatto un percorso che era pensato per gente che avrebbe occupato posizioni di spicco, infatti c'erano materie tipo l'arte oratoria, e a lui questa materia in particolare fece molto comodo perché poi scelse di diventare un sacerdote. E fu così che finì a Cross Street, che era la principale chiesa unitariana a Manchester. E visto che erano entrambi unitariani, questa filosofia della donna indipendente la applicano anche al matrimonio. Sposarsi era visto come uno scambio reciproco, non c'era chi comandava e chi eseguiva. Tanto che lei, per esempio, decise di firmarsi sempre Elizabeth Gaskell e mai la signora William Gaskell, come invece era usanza fare per tutte le donne sposate al tempo. William ed Elizabeth si sposano il 30 agosto del 1832, fanno un bel viaggio di nozze in Galles e poi si stabiliscono in quella che sarà la prima di tre case a Manchester. Si trovava a Dover Street. Dico la prima di tre perché si trasferirono due volte rimanendo sempre a Manchester. Parallelamente a quello che racconteremo ora, dobbiamo ricordare che, allora, nel 1832 andarono a vivere a Dover Street, abbiamo detto, che era, Elizabeth diceva, ai confini della nebbia, inteso proprio come al confine con la parte più industriale di Manchester, piena di fabbriche che quindi inquinavano tantissimo, ed ecco il perché della nebbia. Nel 1841 si spostarono poco più in là, al numero 121 di Upper Rumford Street, e nel 1850 si stabilirono in quella che oggi è ricordata come la casa di Elizabeth Gaskell, che peraltro è visitabile, è una bellissima casa museo e ne ho parlato nel video che trovate in descrizione. Questa casa si trovava al numero 42 di Plymouth Grove, oggi è il numero 84 perché è cambiato il civico, ed era più lontana dal cuore della Manchester industriale. Questo era un segno che comunque la famiglia avesse bisogno di allontanarsi, di distaccarsi un po' da quella realtà cupa che oggi troviamo nei romanzi di Elizabeth Gaskell. Che poi, per inciso, è ovvio che l'universo di Manchester fu estremamente importante proprio per la formazione di vita di Elizabeth, ma in realtà come ambientazione effettiva dei suoi romanzi la troviamo più che altro all'inizio della sua carriera. Poi in Mary Barton, in Nord e Sud e qualche altro racconto, quindi poi la produzione letteraria non fu così strettamente legata a Manchester come tendiamo a pensare. E in che modo Elizabeth si immergeva in questa realtà di Manchester? Beh, un'attività importante, per esempio, era quella delle Sunday Schools, che condivideva anche con il marito. Era una sorta di scuola parrocchiale che quindi voleva estendere l'istruzione anche a chi non poteva permettersi di andare a scuola. Era nata come un progetto piccolo, insomma ristretto, poi a mano era cresciuta, si era ampliata con una sede proprio fisicamente sempre più grande, tant'è che nel 1847 arrivò a contare più di 400 iscritti tra ragazzi e ragazze. Pensate poi dai 6 ai 30 anni, quindi c'era davvero di tutto, e gli iscritti pagavano 4 scellini la settimana, che oggi sarebbero circa 15 sterline a settimana, quindi comunque molto poco. Questa per Elizabeth era un'ottima occasione per entrare in contatto con ragazzi di una classe sociale che era molto diversa dalla sua, quindi poteva capire come vivevano, qual era la realtà nelle fabbriche, insomma poteva raccogliere tutte quelle informazioni che poi le sarebbero state utili all'interno dei romanzi.
Dopo il matrimonio c'è subito l'intenzione di allargare la famiglia. Elizabeth rimane incinta praticamente subito, ma purtroppo, e qui ritorna la sfortuna che aveva avuto durante l'infanzia, la bimba nasce morta. Lei la vede, ma decide di non darle un nome. Si tiene per lei il dolore, decide anche di non condividere questa tragedia fuori dalle mura domestiche, ma chiaramente questo dolore le lavora dentro. E infatti 3 anni dopo scrive anche un sonetto dopo aver visitato la tomba della piccola. E questo sonetto pure ve lo linko in descrizione se avete curiosità di leggerlo. Per fortuna il secondo tentativo è un successo e nasce Mary Ann, come la Mary Ann che l'aveva accolta ma che pure se n'era andata quando lei era ancora piccolissima. Questa paura che qualcosa di brutto possa succedere anche a lei la porta a tenere un diario, quindi inizia a scrivere un diario, ma lo scrive da quando Mary Ann ha 6 mesi, perché dice se le succede qualcosa mia figlia lo potrà leggere e in qualche modo potrà conoscermi. Per fortuna poi non ce n'è bisogno, non succede nulla di brutto né a Mary Ann né a Elizabeth e arrivano anche altre 2 splendide bambine, Margaret e Florence. Poi il 23 ottobre 1844 arriva un maschio, William. Nella sua vita gli uomini in pratica si chiamavano tutti William, il padre, il marito e adesso il figlio. Però purtroppo tra i tre questo sarebbe stato il più importante di tutti, tristemente. Il 10 agosto del 1845 il figlio William muore a soli 9 mesi. Elizabeth crolla, è devastata e il marito ricorre all'unica arma che gli era rimasta per tentare di motivarla, cioè la convince a scrivere un romanzo. Quindi è proprio in questo stato di disperazione e di smarrimento che nasce il romanzo Mary Barton. Per la verità il titolo che Elizabeth aveva in mente una volta arrivata alla fine della stesura era John Barton. Poi furono gli editori a farglielo cambiare per, diciamo, smorzare la cupezza del racconto. Ora, se vi spiegassi di più farei degli spoiler, quindi vi invito a riflettere su questo cambiamento una volta che avrete letto il romanzo di Mary Barton. Peraltro, a proposito di editori, trovare un editore per Elizabeth fu difficilissimo, ma insomma dopo 1000 peripezie il romanzo fu pubblicato dagli stessi editori del Circolo Pickwick di Dickens. Elizabeth decise di pubblicarlo in forma anonima. Attenzione però, non perché scrivere per una donna fosse disdicevole al tempo, perché non lo era, ma perché Elizabeth temeva che certa gente di Manchester non avrebbe proprio accolto benissimo il romanzo, e in effetti è proprio così. Gli imprenditori a Manchester si infuriarono perché si sentivano messi in cattiva luce. Dicevano che il romanzo glorificava i lavoratori e affossava i padroni. E si misero quindi a cercare il colpevole. Partì la caccia all'autore misterioso. Nel giro di più o meno 3 mesi lo trovano ed ecco, di sicuro Elizabeth in questo modo si è fatta molti nemici, ma per fortuna pure qualche amico importante, il più importante è proprio Charles Dickens. Sappiamo tutti quanto Dickens avesse a cuore la questione della denuncia sociale attraverso i suoi romanzi e quindi aveva apprezzato molto l'audacia della Gaskell. Così la contatta e la invita a scrivere per il suo giornale. La lettera che scrisse la trovate per intero in questo volume dell'epistolario che ho tradotto e curato per Abbia Editore, di cui vi metto anche il link in descrizione. Insomma, Dickens dà alla Gaskell questa opportunità, ma lei inizialmente tentenna, perché comunque c'è da dire che non aveva mai davvero preso in considerazione l'idea di fare la scrittrice di mestiere, cosa che la rendeva molto diversa da Dickens. Dickens era a tutti gli effetti un imprenditore, difendeva strenuamente la professione dello scrittore, quindi Elizabeth accetta, ma questa loro differenza di approccio poi porta nel corso degli anni a diversi scontri. Perché lei era più idealista, voleva prendersi il tempo che le serviva, voleva difendere l'aspetto proprio artistico della storia. Con questo non voglio dire che a Dickens non fregasse nulla della forma, anzi, però sapeva pure che se voleva mantenere il privilegio di arrivare ai lettori attraverso un giornale molto popolare, doveva fare attenzione che quel giornale rimanesse popolare, che desse al pubblico quello che il pubblico chiedeva e soprattutto che mantenesse alti i profitti che gli permettevano di coinvolgere firme importanti come appunto Elizabeth Gaskell.
La Gaskell e Dickens si scontrano in particolare su alcuni dettagli di Cranford, sulla conclusione di una storia intitolata Il racconto della vecchia balia e poi colpo di grazia che praticamente rompe del tutto il rapporto tra i due è Nord e Sud. Nord e Sud era il primo romanzo che la Gaskell scriveva a puntate e si trattava di una tecnica che richiedeva molta esperienza, tecnica in cui Dickens era eccellente, ormai era un maestro. Quindi, insomma, lui le chiedeva delle modifiche, lei non le apportava, lui si arrabbiava e chiedeva altre modifiche, lei non le applicava e quindi, insomma, il ciclo ricominciava. Per cui era una storia senza fine in cui poi Dickens a un certo punto, il più delle volte, la spuntava, però con gran fatica e frustrazione da ambo le parti. Peraltro pare che anche il titolo Nord e Sud sia stato invenzione di Dickens. E questo, diciamo, è brevemente una panoramica del rapporto tra Elizabeth Gaskell e Charles Dickens. Ma c'è un'altra figura letteraria fortemente associata alla Gaskell, cioè Charlotte Bronte. Fisicamente non si incontrarono poi così tante volte. Charlotte andò a casa di Elizabeth, a quella che oggi è la casa museo a Manchester, solo 3 volte, nel 1851, 53 e 54. E tra le due non c'era un'amicizia idilliaca come a volte viene dipinta, anzi era un rapporto molto complesso. Da un lato per Elizabeth Charlotte era una sorta di sorella per quel che riguarda la letteratura, si scambiavano libri, condividevano lamentele sugli editori, sulle recensioni e soprattutto Elizabeth voleva sempre il parere di Charlotte su quello che scriveva. Charlotte invece no, non più di tanto, però era accomodante, era gentile, comprensiva, tanto che nel 1853 chiede al suo editore di posticipare l'uscita del suo romanzo Villette in modo che non fosse troppo vicina a quella di Ruth di Elizabeth Gaskell, appunto. Quindi, se da un lato c'era questa relazione più o meno paritaria, dall'altra Elizabeth un pochino compativa Charlotte perché la vedeva geniale, però piena di dolore, piena di sofferenza, ed era anche più giovane di lei, perché Charlotte aveva 6 anni in meno di Elizabeth. Il 31 marzo 1855 purtroppo Charlotte muore. Elizabeth era partita per Parigi l'8 febbraio, stava lavorando al finale di Nord e Sud e quindi poi sa solo il ritardo della tragedia, della morte dell'amica. Charlotte aveva 38 anni, la causa della morte probabilmente fu una complicazione legata alla gravidanza e pare che iniziò a vomitare sangue, non fu in grado di mangiare per settimane, insomma fu una morte terribile, talmente terribile che Elizabeth la definì triste quanto la vita di Charlotte. Quando sa della notizia ovviamente è molto scossa, ma decide subito di agire e fare qualcosa che possa in qualche modo elevare il nome dell'amica. E è proprio da questa intenzione che nacque The Life of Charlotte Bronte. Il libro viene pubblicato nel 1857 e non c'era bisogno di far conoscere l'autrice, quindi questo libro porta a galla quello che era la donna, l'amica, la figlia, la sorella, la moglie, insomma la donna e non l'artista. E qui Elizabeth si trova di fronte al problema che hanno tutti i biografi che parlano di qualcuno morto di recente o peggio ancora vivo. È inevitabile a un certo punto fare riferimenti ad altre persone ancora in vita e, detta più semplicemente, c'è sempre qualcuno che può offendersi. Addirittura la servitù della casa di Charlotte si infuria perché alcuni riferimenti sembrano velatamente accusarli che sprecano tempo, sprecano risorse, insomma chiunque cerca un motivo per arrabbiarsi. Elizabeth in parte era pronta a tutto questo, così decise di allontanarsi per un po', si fa un bel viaggio in Italia, in particolare va a Roma, città che peraltro le sarebbe rimasta nel cuore, poi vedremo fino a che punto. Però, niente, quando torna dopo il viaggio deve comunque mettersi a modificare questa biografia per assecondare quantomeno le lamentele principali. Ed è uno stress enorme per lei, stress che si unisce ad altre situazioni difficili. La prima, la più difficile, era che intanto a Manchester, da maggio a ottobre di quell'anno, c'era la Art Treasure Exhibition. Era una mostra d'arte immensa, che oggi ricordiamo come un grandissimo evento storico dell'Ottocento, che tutti quindi venivano a vedere da ogni parte d'Inghilterra e non solo. E quindi tutti i suoi amici approfittavano o per chiederle ospitalità o comunque per passare a trovarla. E insomma, lei arriva a ottobre completamente sfinita ed è in questo periodo che cominciamo a vedere una fievolità
indebolirsi delle sue forze. Queste forze, queste energie iniziano a svanire. Ha molti pensieri, alla figlia Margaret che si sposa, poi dopo poco divorzia, le spese sono tante e i soldi cominciano a mancare. Come dicevamo prima, Elizabeth non amava definirsi una scrittrice di professione, ma il fatto sta comunque che negli anni era diventata molto più abile nelle trattative con gli editori, adesso aveva un occhio commerciale, cercava di racimolare più soldi possibile per ogni sua storia e magari cercava anche di inventarsi nuove edizioni delle storie passate per sfruttarle al massimo. Avrebbe pure voluto non lavorare mai più con Dickens, ma dovette arrendersi e accettare le sue offerte perché appunto le servivano i soldi. Nel 1863 pubblica il romanzo Gli innamorati di Silvia, ma ci mette 3 anni a scriverlo perché non sta bene, perché deve spostarsi per questioni di famiglia. Ogni cosa sembra difficile. E poco dopo, quindi nel 1864, inizia anche a pensare a quello che poi sarebbe stato il suo ultimo romanzo, ma anche il suo romanzo incompiuto, cioè Mogli e figlie. A tutti gli effetti fu il suo romanzo più popolare da quando era uscito Nord e Sud. Fu pubblicato a puntate sul Cornhill Magazine, un giornale molto famoso, e riuscì a tenere testa anche ad altri scrittori che erano in pubblicazione sempre a puntate in quel periodo, tipo Wilkie Collins, Thackeray, Trollope, quindi aveva raggiunto una certa popolarità. Ma purtroppo Elizabeth arrivò quasi alla fine. Era una domenica, 12 novembre 1865. Elizabeth va in chiesa, poi torna a casa, si accomoda in soggiorno per un tè alle 5 con la famiglia e all'improvviso, mentre parla, si sente male, ha un malore. Purtroppo è un infarto che la stronca lì per lì. Poi il medico arriva, si fanno tanti tentativi di rianimarla, ma purtroppo nulla funziona. Ma la cosa emozionante, almeno per noi italiani, è che l'ultima parola che pronunciò distintamente fu Rome, cioè Roma. Il ricordo di quel viaggio lo portò sempre con sé proprio fino alla fine. E siamo quindi arrivati alla fine della biografia di questa grande scrittrice dell'Ottocento e che oggi è una dei più grandi testimoni del suo tempo, in particolare della città di Manchester. Voglio concludere con una riflessione proprio a proposito di Manchester. Durante il periodo in cui Elizabeth abita a Manchester, la città cambia radicalmente. Nel 1838 era una cittadina industriale che aveva 18.000 abitanti e nel 1864 ne aveva 350.000 e a tutti gli effetti era una metropoli, si era estesa proprio geograficamente. E rimaneva comunque la città degli estremi, era esagerata nella ricchezza, anche visivamente, oggi vediamo edifici come la Town Hall che sono spettacolari e dall'altra invece c'era una povertà esagerata. E proprio questa distinzione, questa doppia anima, la ritroviamo nei grandi romanzi di Elizabeth Gaskell. Se vuoi approfondire il tema della rivoluzione industriale, ti segnalo in descrizione un mio corso gratuito che ti dà un'infarinatura generale dell'epoca vittoriana e ti racconta anche l'evoluzione di Manchester nell'Ottocento, anche se da un punto di vista un po' sui generis, quindi io te lo consiglio. Se ti va di frequentarlo, ripeto, è gratuito e te lo linko in descrizione. Intanto io ti ringrazio per essere arrivato alla fine di questo video. Fammi sapere con un commento se hai letto qualche romanzo di Elizabeth Gaskell e di quale altro autore ti piacerebbe che parlassi qui sul mio canale.